Buongiorno, intanto partiamo dal fatto che fortunatamente fuori c'è una bella giornata finalmente e più tardi si va in moto e una veloce colazione, tazza personalizzata ovviamente, ma bando alle ciance, questa mattina siamo qui per un unboxing con Shape Art, che già in passato mi ha mandato qualche accessorio e per completare la gamma mi ha inviato anche l'accessorio da moto, visto che appunto parliamo di giri in moto. Quindi eccoci qua, prendiamo la mano. Eccola qua, il supporto da moto. Io non sono un grande fanatico dell'utilizzo del cellulare in moto, preferisco usare i navigatori satellitari e preferisco staccarmi totalmente da quelli che sono messaggi, telefonate, notifiche, eccetera. Però devo dire che per un utilizzo cittadino o comunque per in alcuni casi è davvero molto utile rimanere connessi con il mondo esterno, e quindi vediamo se grazie anche appunto a questo test degli accessori Shape Art magari comincerò ad utilizzarlo un po' più spesso. Vediamo i componenti, una scatola ben fatta, una bella confezione, il suo sacchettino sempre ben accetto per poi riporlo nel cassetto degli accessori moto. Allora, istruzioni brevi con QR code, cosa che trovo sempre molto utile per risparmiare carta, e manuali in 12 lingue poco utili. Questa è la custodia per il cellulare, e sto registrando con il mio 12 mini, quindi non utilizzerò questo, ma il mio vecchio 6S, che ha dimensioni molto simili e che tutto sommato ha dimensioni simili comunque a qualsiasi iPhone recente, ovviamente non magari le versioni quelle max. Scusate, l'ho messo rovescio ovviamente. Come vedete, una sacca molto, molto elastica e una protezione molto spessa, quindi che aiuta sicuramente a proteggere il cellulare da intemperie e quant'altro. L'unico dubbio che ho, e che eventualmente verificherò nelle prossime settimane quando lo proverò su strada, è il fatto, come vedete, che comunque questo tipo di applicazione può creare delle macchie, eccetera, che magari con il sole che riflette direttamente magari può limitare un pochettino la visibilità, però da spento ovviamente questa cosa si vede molto di più, e vedremo invece nell'utilizzo su strada come andrà la cosa. Il supporto mi sembra effettivamente molto 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 solido, c'è anche la sua brugoletta in dotazione, che anche questa non fa mai male, e dicevo molto solido, leggero, qualità di materiali, una qualità importante, e vedo delle fusioni e degli stampi veramente ben fatti, e appunto questa regolazione a brugola che permette anche di stringere in maniera importante con i vari step, per cui c'è anche il blocco dei vari step, sentirete il rumore. Questo appunto invece è il blocco a manubrio regolabile, anche questo con le stesse brugole, quindi comodissimo, e appunto andrò ad installarlo e a provarlo, e vedremo prossimamente appunto come andrà.
Questo tipo di kit è magnetico, quindi la cosa che mi piace appunto è il fatto del, del magnetico, e va, va verificato se appunto, come giustamente dice l'azienda, poi questa soluzione aiuti anche a limitare le vibrazioni. Questo kit appunto con l'attacco moto, molto importante, molto rigido, va ad affiancarsi al resto del kit che mi ha già stato inviato e che, considerati il periodo invernale, non ho fatto tempo a provare in maniera continuativa, che è l'altro attacco da manubrio, che è la bicicletta, quindi lo proverò sulla, sulla mia mountain bike, e l'attacco con fascia regolabile per il braccio e quindi running e comunque utilizzi tempo libero. Adesso ho il kit completo e quindi posso procedere nelle prossime settimane, visto appunto che finalmente è arrivata la primavera, anche a fare test su strada o su, su moto, su bici e anche qualche corsetta, che così caliamo anche un po' di pancetta. Vi saluto, finisco la mia ultra rapida colazione sempre con la super tazza Girimoto che trovate sul, sullo shop, che trovate sulla pagina shop del blog girimoto.it. Quindi buona colazione, e tra l'altro, se non faccio male i miei calcoli, tra qualche ora sarò, sarò in montagna e magari manderò qualche qualche video sul, sul canale, e quindi buona giornata, magari appunto farò qualche short, visto che c'è anche questo strumento su YouTube da sperimentare, e vi saluto, buona giornata, buona domenica, e ci vediamo presto con un altro video e appunto con la prova provata del, di tutti gli attacci per telefono cellulare della Shape Art. Ciao!